Scampia, ma Scampia è molto di più. Cioè, io ho visto delle cose a Scampia che non avevo visto neanche a Sant'Elia. E quindi però ecco, anche malgrado questo, quando ho avuto questo impatto con Scampia, comunque non mi sono chiesto che stavo andando a fare. L'11 gennaio, quando per un caso, perché a quell'assemblea io non dovevo partecipare, quell'assemblea doveva, la produzione doveva essere rappresentata dal più alto in grado, che era il produttore, il quale però il giorno prima di quella giornata ha avuto un lutto e quindi mi ha chiesto di andare io al posto suo. E quando sono entrato nel posto dove si faceva l'assemblea, io ho riletto tutto quello che stavo facendo e mi sono cominciato a porre dei problemi. Mi sono cominciato a porre appunto il problema: ma è giusto fare Gomorra? È giusto fare Gomorra come la stiamo facendo? E devo dire che io ho provato la stessa sensazione atroce che provai nel 91-92. Io sono andato a fare un lavoro sulla strage di Bologna, della stazione di Bologna, ed era un lavoro che aveva delle, si chiamava Per non dimenticare, ed era un lavoro che aveva delle finalità nobili. Gli attori, c'era un gruppo di attori, soprattutto comici, ma non solo comici, che però impersonavano personaggi non comici, perché erano praticamente una ricostruzione degli ultimi minuti dell'esplosione. Quel lavoro c'era una cosa nobile, perché tutto quello che veniva da quel lavoro sarebbe stato dato per le associazioni, all'associazione che comunque delle vittime. Però io, quando sono entrato nella sala d'aspetto, che non c'ero mai entrato a Bologna, nella sala d'aspetto di Bologna, dove c'è un monumento, una stela in cui ci sono scritti tutti i nomi delle persone che sono morte, e io quel momento mi sono proprio sentito, perdonatemi l'espressione, una merda, perché sì, stavo facendo una cosa tra virgolette nobile, però stavo facendo comunque il mio lavoro di persona che fa il cinema, che appunto distrattamente attraversa i luoghi, e appunto distrattamente deve attraversare anche un luogo come quello, che voglio dire, comunque ti anche se lo sai, no? Comunque poi ti colpisce, se pensi che stai facendo impersonare a degli attori quelle persone che stanno scritte lì, insomma. E quindi appunto a Scampia è successo la stessa cosa, e per risponderti, io oggi ho maturato la mia idea, che è una mia idea appunto e basta. Io non credo che sia giusto non raccontare, non fare Gomorra, quindi penso che è giusto fare Gomorra, ma è giusto anche quello che Sky, per esempio, ha fatto, ma solo per ricatto e non per scelta, cioè quello di tentare di allargare l'offerta allo spettatore andando oltre Gomorra e facendogli vedere anche quello che c'è al di là di Gomorra. Fermo restando che poi questo sforzo che ha fatto Sky ha avuto un rapporto di 1 a 100, cioè per 100 spettatori che hanno visto Gomorra, uno spettatore ha visto le altre cose. Penso che ci voglia un po' più di correttezza nel raccontare le vicende che sono state raccontate in Gomorra. Quindi, se oggi mi si chiedesse appunto, cioè, da che parte stai, io penso che abbiano un po' ragione le associazioni che si sono opposte. Quelli che si sono opposte con dei ragionamenti, non quelli che si sono opposti. All'inizio l'assemblea è stata una sporca mossa politica. Il promotore di quell'assemblea è stato il presidente del municipio di Scampia, che in quel momento era candidato alle elezioni del febbraio, e per un partito, un gruppo che faceva riferimento comunque alla destra, ed era un illustre sconosciuto. Grazie a quell'assemblea
lui ha avuto mezza pagina di intervista su Repubblica. E quando il sindaco di Napoli ha reagito, prendendo posizione, ha reagito perché in quel momento il sindaco di Napoli appoggiava Ingroia alle future elezioni. E quando Saviano ha risposto in quel momento alle polemiche, non ci dimentichiamo mai che Saviano ha risposto, doveva rispondere al sindaco, soprattutto perché Saviano è, che ci piaccia o no, un uomo di Repubblica barra del PD, quindi comunque tutta la polemica che ne è nata per una questione biecamente, di strumentalizzazione elettorale. Però poi invece ci sono state le posizioni reali della gente reale, delle associazioni reali, quando appunto alcune associazioni sostengono che Gomorra rischia di rovinare il lavoro che da anni si fa per cercare di recuperare i bambini e portarli lontano dal sistema camorristico, è un po' la ragione. Io racconto nel libro una cosa che è vera, ma sicuro che è vera. Noi abbiamo girato uno dei primi giorni di Gomorra, abbiamo girato dentro le vele, un omicidio. E l'attore che ha compiuto l'omicidio, che è il protagonista della serie, è arrivato quel giorno a Scampia e nessuno lo conosceva, nel senso che come uno dei tanti altri attori. Quando ha girato la scena, ha sparato, chiaramente era tutto finto, però insomma, ha sparato con una brutalità e una cattiveria ineguagliabile, che tra l'altro l'attore secondo me è anche molto bravo, è andato via da Scampia ed era un eroe. E la stessa sera che abbiamo girato quella scena, io ho cenato, perché io purtroppo ho una perversione, sono attratto dalle persone, cioè io non mangio mai con gli attori, non mangio mai con la troupe. Io mangio con le persone del luogo e mangio sempre con le persone che apparentemente sono le più sfigate. Quel giorno ho mangiato con i bambini che venivano in massa a vedere le riprese. Ho mangiato con i bambini e con i ragazzetti, insomma. E c'era una ragazzina, 15-16 anni, che mi ha raccontato che lei aveva un solo sogno nella vita, sposarsi l'attore che interpretava una serie che andava in onda in quel momento, che era il Grande Casalesi. Ma io dicevo, ma quello è pure brutto, ma perché? Dice, ma no, ma non perché, per quello che rappresenta, perché lui in questa serie impersona il futuro boss. Quindi non mi raccontassero stupidaggini, soprattutto sui ragazzini, sulle persone che sono più a rischio in questi territori, questa immagine positiva, anche se, si prendono le distanze dei cattivi, incidono in maniera negativa. Fermo restando, detto questo, io continuo a pensare che comunque è stato è stato importantissimo per il nostro paese che Saviano abbia scritto Gomorra. È stato importantissimo che Matteo Garrone abbia fatto il film Gomorra come l'ha fatto. Sono un pochino più critico rispetto a Gomorra la serie per un motivo, solo per un motivo, non per questo, che comunque è un dubbio che rimane, ma Gomorra la serie ha un grande problema di contenuto che racconta un qualche cosa di Scampia e di Napoli che non è più, senza contestualizzarlo. Perché quello che viene raccontato in Gomorra è esattamente successo 10 anni fa. Oggi il panorama del mercato della droga, per esempio, a Napoli è completamente diverso. E non aver contestualizzato questo, secondo me, è grave. Perché tu racconti un qualche cosa che non c'è più, però a volte lo spacci come dire, ma perché non dobbiamo raccontare la verità? Ma la verità non è più quella, la verità è cambiata. E sarebbe bastato dire che si stava nel 2004 anziché nel 2014 e forse avrebbero avuto anche meno problemi da un punto di vista di polemiche che ce ne sono state poche. Ma attenzione, soprattutto da parte delle associazioni di Napoli, ci sono state poche polemiche, lo sapete perché? Questo chiaramente forse non si può neanche dire, ma io dico uguale. Le associazioni avevano assunto questo atteggiamento rispetto a Gomorra. Noi non vogliamo censurare, però ci riserviamo il diritto di critica. Per cui io
mi aspettavo che una volta mi viene mandato in onda Gomorra, cioè, scoppiasse la rissa. Non è scoppiata per un motivo molto semplice, perché 4 giorni prima della messa in onda, della prima puntata di Gomorra, ci sono stati i tristi, drammatici fatti dello stadio olimpico della finale di Coppa Italia. E quel giorno è stato ferito, e poi morirà dopo molti giorni, un ragazzo, un ultra, un diciamo cosiddetto ultra, è un ultra del Napoli di Scampia. E siccome la comunicazione dai primi momenti di quando è successo il fatto è stata tutta incentrata su i napoletani, quelli di Scampia, gli ultra, le associazioni hanno reagito a quello. E quindi tutte le energie delle associazioni, che poi sono purtroppo sono alla fine 200 persone quelle che muovono l'opinione, sono state assorbite da questo e per mesi sono andate avanti in questo. Diciamo, tutto il periodo di Gomorra non c'è stata questa reazione forte che ci poteva essere. Però appunto se avessero fatto, se avessero contestualizzato nel racconto i fatti, probabilmente non avrebbero dato neanche adito a delle polemiche che ci potevano essere, che ci sono state appunto molto poche. Torniamo un attimo al calcio, perché tra l'altro il libro è fatto in una maniera particolare perché entra sulle questioni che riguardano il cinema, la serie Gomorra, ma poi ha, come dire, delle tangenti, si esce fuori e sono dei racconti quasi, come dire, familiari, anche personali. Il rapporto con i figli, che sono qui tra l'altro, no? Due su tre. 2 su 3. E tra l'altro proprio quando parla di calcio, forse il figlio che aveva fatto delle partite di calcio, che doveva giocare, arrivi a un'affermazione, mi ha colpito, che dici: oggi non c'è più spazio per le idee, lo metti, diciamo, in una questione che riguarda il calcio, ma forse è un ragionamento politico un po' più ampio. Dice: non c'è più spazio per le idee, non c'è più spazio per le utopie, oggi si deve vincere e basta. E non importa come, che è un po', se vuoi, la premessa anche di ciò che poi ti porta forse a fare questa scelta di campo successivamente. Ma poi più avanti ancora, a proposito di Ultra, fai parlare Diego Molino, di Insurgencia, si chiama così, e quale fa un'analisi politica estremamente pesante, e lui parte. Ovviamente questo comitato, questa associazione si impegna per Scampia, è stato interlocutore tuo, che eri poi tra l'altro di Trade Union con le associazioni da parte di Sky e di Gomorra. E a lui metti in bocca delle parole molto forti, molto pesanti, che fanno un giudizio politico molto grave. Dice questo Diego Molino, che ne sa parecchie, mi sembra di aver capito, ma che gli dai almeno 4 pagine, insomma. Ogni stato occidentale, dice questo Diego, ha al suo interno delle sacche di povertà mantenute tali per permettere lo sviluppo del grande capitale. E la curva, secondo Diego, la curva, cioè gli ultra, la contestazione, sono l'unico luogo che danno la vera appartenenza, altrimenti non c'è storia, non c'è futuro per chi vive in queste sacche di povertà irrimediabili, dove sono sistemiche, punto e basta. Quindi è un giudizio notevole, molto forte dal punto di vista politico, che ti pone anche in una posizione decisa in questa scelta. Non si capisce che a questo punto passa quasi in secondo piano la questione cinema e entra in primo piano invece la scelta di questo impegno. Ora dunque, il problema che abbiamo oggi in Italia non è soltanto un problema di disoccupazione, non è soltanto un problema di lavoro, c'è certo, ma c'è anche un problema di idee, c'è un problema di utopie. Ma secondo me sì, adesso attenzione, io ho voluto dare spazio a Diego Molino perché lo ritengo un personaggio particolare e non condivido al 100% tutto quello che dice, perché in un certo momento è quasi un delirio il suo. Però mi sembrava giusto conservarlo, nel senso che c'era un patto con lui che mi ha accettato di esserci, però mi ha detto: se ci devo essere, ci devo essere come sono, non come tu mi vedi. E quindi per questo è uno di quelli che ha l'intervista e non ha il, tra virgolette, il ritratto. Però sicuramente, beh, quella cosa che dico rispetto al calcio, insomma, la penso. Io credo che in questo paese sia un po'
si è spenta si è spenta l'utopia, no? Si è spenta cioè se uno parla di ideologia oggi, sembra che stia dicendo una bestemmia, ma io questa cosa invece la rivendico. Io credo che le ideologie esistono, credo che esistano ancora le classi sociali, credo che esiste ancora l'ingiustizia sociale e non mi sento di non dirlo più ogni volta che capita, anche se devo parlare appunto di una partita di bambini, ma in realtà parlavo anche di Zeman, avevo preso spunto dal fatto che mio figlio, quello piccoletto, che adesso sta facendo casino di là, ha giocato la sua prima partita della vita il giorno in cui è stato esonerato Zeman dalla Roma, nel 2012, non mi ricordo, sì, nel 2013, quello che è stato. E quindi parlavo anche di Zeman. Però insomma io credo che, io lo vedo in tutti gli atti quotidiani, no? Quando uno incontra le persone, c'è quasi paura a dire come uno la pensa, o come è schierato, o quello che pensa sia giusto o ingiusto. Siamo tutti presi da dover andare avanti, ognuno cerca di proteggere, se ce l'ha, il proprio spazio di sopravvivenza, più che altro, pochi il privilegio, molti la sopravvivenza, però a me non mi piace questo, insomma. Quindi io punto anche dei passaggi in cui meno uno se l'aspetta, ti tiro fuori queste cose. So di essere un po' patetico per certi versi, no? Agli occhi di molti. C'è una cosa che faccio spesso quando vado a fare soprattutto le cose di cinema, quando mi chiedono di partecipare a degli incontri di cinema, io spesso dico, ce la butto lì, dice, io fra l'altro io sono comunista, dico. Vedo come reagiscono le persone, cioè come se dicessi una bestemmia. Io personalmente credo ancora oggi di essere comunista e credo che non bisogna vergognarsi di essere comunisti, non bisogna vergognarsi di essere un'altra cosa, cioè non è che sono comunista. Cioè, però invece questa cosa a un certo punto si è deciso che era tutto vecchio, era tutto da nascondere, però poi gli effetti di questa selvaggia guerra tra uomini sono sotto gli occhi di tutti, poi diventano appunto il casertano che è il paese è la zona più infestata del mondo, perché comunque ci sono degli interessi che vanno sopra le persone che stanno in quei posti, no? E sono interessi che sono dettati dal denaro, dal potere. E a me questa cosa mi può anche andare bene subirla, ma non vedo perché non la devo qualche modo denunciare, dichiarare, e se nei limiti della pigrizia, anche della vigliaccheria, tentare comunque di combatterla con gli strumenti che si hanno in mano. Insomma, ognuno poi la può combattere con i propri strumenti. Cioè io ho questo strumento che è il cinema, che ancora qualcuno, se scrivo qualcosa al di là dei libri, ma insomma anche sul blog, mi ascolta, appunto lì, poi più di questo non posso fare. Direi che possiamo fare l'ultimissima breve così considerazione mia, poi magari se qualcuno vuole farti anche delle domande, perché penso che abbiamo percorso in lungo e largo il libro, ma ci sono moltissime altre cose, c'è molto, dicevo prima, ci sono molti personaggi interessantissimi, per esempio mi è piaciuto moltissimo quello di quel bambino Diego di 6 anni, anche lui un fiume in piena che ti ha imbottito di domande alle quali proprio forse a un certo punto ti eri proprio rotto, insomma, ma dovevi ascoltare, ma c'è tutta la napoletanità in quel bambino. E però concludo con questa cosa dalla quale un po' siamo partiti. C'è un capitolo che si intitola Biocidio. E siamo nella parte finale del libro e dimostra la consapevolezza. Questo ti ringrazio veramente tanto perché mi occupo, mi batto anch'io molto con tanti amici anche su questo tema, sul fatto che i rifiuti sono veramente il punto cardine dal quale può venire la distruzione di un popolo. Qui in provincia di Lecce negli ultimi 24 anni abbiamo avuto un incremento dei tumori del 38% provocato dagli ufficiali del registro tumori. Non è scattato nessun allarme. Poi
provocato quasi sicuramente da rifiuti tossici e da inquinamento, polveri sottili, Cerano, Ilva e bla bla bla. Ecco, il tema dei rifiuti è centrale per ricostruire un nuovo modo di fare politica, una nuova economia. Infatti, dai conto nel libro, di, attraverso le parole di Egidio, del laboratorio Mina, un laboratorio appunto che si è costituito, di 10 punti su come fermare il biocidio. Quindi li elenco velocemente, poi magari se vuoi dire qualcosina. Primo, democrazia vera, trasparenza. Questo è fondamentale, cioè lo sentiamo tutti, perché purtroppo la democrazia, quando non è trasparente, diventa sempre nelle mani dei potenti. Secondo, bonifiche. Terzo, difesa dell'agricoltura e promozione dell'agricoltura. Quarto, chi ha inquinato deve pagare. Quinto, le responsabilità delle istituzioni che spesso, sindaco, purtroppo in passato hanno nascosto, hanno favorito accordi imprenditoriali, perché poi bisogna dare lavoro, bisogna costruirla la regionale 8, altrimenti come lavorano quei 200 operai della Palumbo? Bisogna costruire e fare. L'altro ieri eravamo a Corigliano e abbiamo scoperto che in Italia 8 metri quadrati al secondo scompaiono di suolo dell'agricoltura per passare a cemento e asfalto. E continuo ancora i punti velocemente: no alle leggi speciali sulla questione dei rifiuti. Il punto settimo, la sanità pubblica, quindi la questione dei tumori. Ottavo, piano di gestione dei tumori. E il nono, non ci vedo bene con questa luce, traffici illeciti di rifiuti. E infine, giustizia ambientale e sociale. È un programma politico che qui è rappresentato in, diciamo, sono 6-7 pagine, e nasce proprio da quell'assemblea del 13 novembre del 2013, quando 150.000 persone hanno sfilato, diciamo. Io sognerei che magari questo documento politico, attraverso anche il tuo libro, raggiunga un pubblico che non è soltanto quello del napoletano e dei 150.000, ma anche dei salentini, ma anche di tutti gli italiani, perché sul tema dei rifiuti e delle bonifiche forse si gioca non soltanto il futuro della nostra economia, del nostro paese, ma anche della nostra salute. Sì, io sono perfettamente d'accordo, infatti per questo, quando alcuni hanno letto all'inizio il libro, hanno detto ma che c'entra sta roba con quello che, invece secondo me è esattamente, c'è una grande coerenza, adesso non è una cosa che si può guardare da solo, però c'è una grande coerenza che il libro finisca con questo. È anche un atto, questo, poi subentrano anche queste cose personali, cioè c'è anche un grande atto di amore, di passione, nei confronti di questo ragazzo Egidio, che comunque è un ragazzo di 30 anni che spende la sua vita a combattere su tutti i fronti possibili e immaginabili. È stato in carcere perché l'hanno arrestato all'Aquila quando è andato a manifestare contro il G8, cioè è un attivista, è un professionista dell'attivismo, e non c'ha mai la lira in tasca, però è sempre ovunque ci debba stare. Quindi volevo comunque in qualche modo omaggiare lui, mi ha aiutato molto nel percorso che ho fatto a Napoli, però mi sembrava doveroso invece dare spazio, anche un po' arido per certi versi, perché poi lui gli ha detto il capoverso, ma in realtà sono pagine di... Però secondo me era importante che ci fosse nel libro, perché comunque io credo in questo momento il tema del biocidio sia il tema centrale del nostro vivere, non solo italiano, e sia anche il tema che potrebbe, come dici tu giustamente, uccidere per certi versi l'umanità, oppure se affrontato in una maniera diciamo così seria e risolto, o almeno tentare di risolverlo, potrebbe invece salvarla. Qualcuno ha piacere di fare qualche domanda? Vorrei fare una considerazione. Sì, vuole avvicinarsi al microfono? Ma non so se da qui si sente. No, no, ma anche da qui è tanto una voce. Intanto volevo dire che mi sento sconvolta dalla realtà che è stata
denunciata e delineata. Cioè è una conferma di quello che io ho sempre percepito in questi ultimi anni, almeno da 30 anni a questa parte, non da 10 anni a questa parte. E vorrei chiedere a lei in che modo noi comuni mortali, singoli inermi cittadini, possiamo difenderci da questa calamità, se ci sono speranze. E poi vorrei chiedere anche, forse anche al nostro sindaco, se vale anche per Tricase, visto che viene citata nel libro Gomorra, vale anche per Tricase quello che è stato detto per Scampia, che presenta nel film di Gomorra una realtà datata, bisognerebbe contestualizzarla ad oggi, se anche per Tricase vale lo stesso discorso, perché al di là di tutta questa bellezza che ci circonda, se poi andiamo a scavare, c'è veramente da rimanere senza speranza, appunto. Vorrei qualcosa che rincuorasse, non me, ma il futuro dei giovani, ecco. Grazie. Guardi, io le rispondo in una maniera apparentemente non c'entra niente. Io insegno al Centro Sperimentale di Cinematografia, insegno produzione. Il cinema italiano è in crisi da quando io sono nato, è sempre stato in crisi. Per cui ogni volta che uno inizia un nuovo corso, ogni anno, mi pongo il problema di perché sto ingannando questi ragazzi. Però ho adottato da sempre, negli ultimi anni ancora di più, una tecnica. Io per le prime 7-8 lezioni gli dico tutto il peggio che gli si può raccontare, faccio nomi e cognomi, le schifezze, perché il mondo del cinema fa schifo, le schifezze che ci stanno sotto il perché si fa un film e non si fa un altro, proprio tutto. E perché io penso questo, che l'importante è che ognuno di noi sappia, conosca, in tutti i campi, anche il campo del biocidio. Perché se non si conosce non si può fare niente. Però io credo che una massa che conosca a un certo punto qualcosa deve fare per forza. Quindi la speranza per me sta solo nella conoscenza, nel tentare in tutti i modi, senza avere paura di quello che ti può succedere, di denunciare. Perché poi quando un gruppo di persone, appunto, si prende coscienza seriamente di quello che sta accadendo, non può non succedere niente. Certo, detto in un paese che ha accettato quello che ha accettato negli ultimi 25 anni di politica, fa un po' ridere questo discorso, no? Nel senso che se noi pensiamo che fino alle ultime elezioni, per ultime elezioni, però sia un italiano su due ha continuato a votare per una persona che ha fatto quello che ha fatto, cioè voglio dire, no? Però detto questo, io non, cioè, l'unica possibilità è non arrendersi, andare avanti e tentare di combattere, cioè ritrovare quell'utopia che forse hanno voluto spegnere, di qualunque tipo sia questa utopia. Però ecco, io credo ancora che bisogna, che l'unica speranza sta nel non abbassare la testa e non pensare solo a se stessi. Poi ripeto, questo è un discorso utopico, però io che credo nell'utopia vado avanti. Devo dire, vado avanti perché è giusto andare avanti, forse vado avanti anche perché ho 3 figli piccoli e quindi per loro io devo andare avanti, no? Devo andare avanti cercando di migliorare questo nostro vivere insieme che è molto complicato. Sul Tricase non so rispondere. Sì. Intanto io vi ringrazio per quello che sta accadendo stasera, per la chiacchierata che si è fatta, ringrazio l'amico Luigi Russo per il suo impegno continuo. E come ringrazio te per alcune cose, Gianluca, che mi trovano
in sintonia, non è, non so se sia per me un fatto di formazione, di periodo in cui sono vissuto, dell'aver quasi ascoltato il rumore delle bombe nella stazione di Bologna, di aver vissuto i fatti tragici di Aldo Moro con tutto quello che accadde, il sentir parlare della fine delle ideologie è una cosa che mi lascia non solo perplesso, ma è evidente che sia strumentale per altri scopi, cioè per il trionfo dell'ideologia di mercato, che è un'altra cosa. Tutto quello che vediamo, compreso quelle raccapriccianti scene che non sono altro che frutto di questa mentalità mediatica, perché la decapitazione degli esseri umani che diventa spettacolo è una cosa che dà la misura della degenerazione generale globale che stiamo vivendo, ma che è legata a quella parola che si chiama appunto commercio, potere e acquisizione di potere nei luoghi di produzione dell'energia e tutto quello che intorno c'è. Non voglio addentrarmi in banalità perché non sarebbe il caso. La forza dell'utopia e dell'ideologia è però evidente, cioè non, io sono profondamente convinto che la spinta intima, emotiva a fare ciò che razionalmente noi saremmo portati a non fare, perché dice no, ma dai, è inutile, chi ce la fa fare, ma lascia perdere, tanto è tutto uguale. No, non è così. Io sono un inguaribile ottimista da questo punto di vista, se no non farei quello che faccio probabilmente, con tutto, perché Sergio ne sa qualche cosa, il costo-beneficio delle nostre attività è molto alto. Nello stesso tempo siamo ripagati da un entusiasmo vitale che ci fa ribollire il sangue per andare avanti, per ottenere, raggiungere quelle utopie che ci spingono. Vive il comunismo libero dalle degenerazioni putiniane, viva il comunismo degli uomini che lavorano sentendosi fratelli su questa terra, con quella vena di cristianesimo abbandonata da tanti. L'altra sera ci è capitato qui, in una serata affollatissima, proprio qui fuori, di assistere alla presentazione di un libro sulla nostra Tricase, interessante dal punto di vista sociologico, perché ci ha permesso di comprendere, un'analisi molto attenta, approfondita da parte dell'autore, di comprendere i meccanismi dell'evoluzione della cultura di questa nostra Tricase Centro. E il libro si intitolava La cristiana carità in Tricase dal Settecento fino all'immediato dopoguerra e oltre. E si guardava con particolare attenzione e quasi umana vicinanza a quelle pie donne che elargivano beneficenza. La reazione, la sensazione che ho provato io alla fine di quella serata è stata invece di una grandissima tristezza, perché queste pie donne erano tutte titolari di imperi economici e le persone che erano destinatarie di questi briciole di elemosina e di cristiana carità erano le operaie, i contadini e tutti quelli che in questa Tricase hanno consentito lo sviluppo economico di un qualche tipo e a cui veniva elargita in percentuale minima una parte dei redditi che loro producevano. Quindi forse la cristiana carità non era da parte delle pie nobili donne, ma era il contrario. Le migliaia di cittadine e cittadini di Tricase che hanno consentito alle pie donne di essere pie donne. Questa cosa esiste. C'è una mentalità ancora diffusa che ci siano, che sia giusto fare la beneficenza. Ogni tanto ripenso al Tao, a tutto quello che c'è scritto dentro e alla degenerazione, quando si è arrivati a fare la carità ormai siamo alla fine della società. E quindi viva il sano comunismo, profondamente viva il sano comunismo, viva però la sana speranza che tutto possa migliorare. Quanti 15 anni fa avrebbero creduto che l'opinione pubblica nostra occidentale avrebbe dato retta che il buco dell'ozono è stato causato da un dissennato utilizzo delle energie e dalle emissioni di CO2, no? Dice, ma questi scienziati, i soliti ambientalisti, fanno un sacco di casino, non è mica così. Beh, adesso siamo tutti convinti che questo sia. La cultura dell'energia rinnovabile è diventata un fatto diffuso, quindi va bene.
che nella nostra città, come in tanti comuni qui intorno, ormai la raccolta differenziata dei rifiuti non sia più un'utopia, ma sia un fatto concreto e reale. Quell'utopia che 20 anni fa ci faceva dire: si figurati se la gente si mette lì a selezionare i rifiuti, ma non succederà mai. Beh, questa sana utopia c'è. E allora, Pina, io sono convinto che questa... C'è il problema dell'amianto. Sì, c'è il problema dell'amianto che 20 anni fa veniva venduto regolarmente come materiale da costruzione che aveva ottime qualità di isolamento termico. Le stazioni ferroviarie sono piene di, ancora di vagoni con l'amianto dentro. Pian piano si può risolvere, non si risolverà certamente in tempi brevi e avremo da rammaricarci, perché i guasti che il genere umano fa a se stesso e alla natura a cui tutto deve sono continui ed enormi e sono esponenziali. Cioè noi ripariamo, cerchiamo di riparare i danni che sono stati fatti e cominciamo a compiere parallelamente azioni che producono ulteriori guasti. Noi siamo condannati ad essere dei masochisti inguaribili, siamo dei deficienti nati, perché sono sempre più convinto che l'essere umano è proprio un essere deficiente, che farsi male, si vuol far male. Però, nonostante questo, che il singolo essere umano, che tutti noi abbiamo un quoziente intellettivo molto più basso di quanto la presunzione non ci faccia credere che sia, sono ugualmente convinto che la spinta alla nostra sopravvivenza sia poi la molla che ci consente di cambiare, e quindi sono ottimista. Ci sono quelli che mirano alla distruzione pensando che questo sia, ma ce ne sono tanti altri che sanno che questo genere umano è un genere che vive ormai da tanto tempo, continuerà a vivere, perché poi alla fine prevale, io mi auguro che prevarrà alla fine, voglio essere ottimista, che prevarrà in tutti quella sana ideologia e la voglia di avere l'utopia sorridente, perché se così non è, non ha senso vivere. Mi emoziona e nello stesso momento mi spinge a parlare, a parlare di ideologia e di utopia. Allora io penso, come amo molto questa terra, sono nata Corsano. Signora, vicino il microfono fermo. Allora, sono amatissima della mia terra, vorrei che cambia questa terra. E quindi la prima cosa penso che siamo noi genitori, io ormai sono un genitore vecchio, genitori dei bambini piccoli, a educare i bambini al senso civico e alla realtà delle cose. Poi dopo i genitori vengono chi ci governa, dal piccolo, i sindaci prima di tutto. Allora io dico che i sindaci, come fanno prima delle elezioni a parlare tanto, insomma, sono molto eloquenti, molto. Dopo le elezioni farebbero bene a fare dei discorsi, a sintetizzare e a sensibilizzare il popolo con cui loro governano. Se il popolo è duro, prima con molte sensibilizzazioni, molti discorsi, tipo famiglia, come noi facciamo con i figli nostri, il sindaco lo fa con i figli del suo popolo. Se poi non riescono, io dico sempre a Corsano, ho parlato con i sindaci di Corsano, basta mettere una piccola multa e farla pagare anche al proprio fratello. Sì, anche proprio sì. Nel giro di una settimana il senso civico viene, e come siamo fieri di far entrare una persona a casa nostra e farla vedere pulita, così dovremmo essere fieri del nostro paese in totale. Scusate perché mi emoziona molto. Ma c'è il nostro Andrea. Allora, il video dura 11 minuti, quindi se non ci sono altri interventi lo proiettiamo, perché comunque se qualcuno vuole commentare anche dopo. Se no. Okay.
Sì, la questione, io posso dire, non sono sindaco, quindi sono però di Corsano. Io credo che su questa questione dell'educare alla legalità, educare anche alla responsabilità sia proprio la grande sfida, perché programmi politici, quando si amministra un territorio come un comune di Tricase, ma anche se con i comuni intorno, si parte proprio dalle cose piccole, dalle cose concrete. Io penso che le analisi sul lavoro, articolo 18, il comunismo, eccetera, sono cose che ci sono per dare in qualche modo un senso alle politiche nazionali, ma nelle politiche locali la parola d'ordine dovrebbe essere responsabilità, informazione, correttezza. La signora ha ragione, perché a Corsano in particolare, ma poi è un problema in tutti i comuni, anche a Tricase evidentemente, c'è tanta gente che è ipocrita e che i propri rifiuti li prende, li va a buttare per strada pensando che la strada non è, invece la strada è tua anche, no? Io quando vado a fare le mie camminate nelle campagne tra Corsano e Alessano e buvatte dei pomodori, sono i barattoli con i pomodori buttati lì, addirittura poi trovi anche le buste con le medicine dentro, con la ricetta e col nome della persona, non si può fare nulla, perché se non prendi in flagranza il vero avvocato non puoi fare nulla, come è capitato al sindaco, l'ex sindaco di Alessano, che ha portato le ricette e il giudice gli ha detto quindi multe, non multe. Ecco, bisogna educare i bambini, cominciare dai bambini, ma anche ovviamente quando gli adulti non lo capiscono, forse arrivare anche a quelle forme coercitive. Certo, bisogna imparare che la terra è nostra e che è una madre la terra, e qui forse ci metterei, essendo anch'io cattolico oltre che comunista, l'elemento anche dell'amore per il creato. Non ce lo dicono quasi nessuno, anzi una volta il parroco di Corsano quest'anno l'ha detto, era purtroppo la campagna elettorale e gli hanno detto che fa politica, ma lui ha detto che bisogna amare la terra, non so. Infatti il parroco non ha fatto tante cose, perché si chieda. Amare la terra è un programma politico. Io volevo chiedere a Gianluca se può introdurci il cortometraggio che andiamo a vedere adesso. Sì, diciamo che nel libro a un certo punto si racconta anche quello che abbiamo fatto in maniera propositiva, cioè quindi è stato costituito un laboratorio di cinema, sono stati fatti 5 cortometraggi, e uno è questo, e questo è il più significativo perché è un cortometraggio che accenna a cosa è successo a Gelsomina Verde, che è una ragazza che nel 2004 è stata uccisa ed non è stata riconosciuta vittima innocente della camorra, perché era semplicemente fidanzata con un piccolo boss della camorra stessa. E appunto il laboratorio si chiama Mina in onore di Gelsomina Verde, e questo è un cortometraggio che ricorda Gelsomina Verde.